nell'attività di presidente di questa Film Commission è quella che tante volte guardiamo troppo in là rispetto al nostro naso, cioè non guardiamo ciò che abbiamo sotto mano. Ivan Zuccon, che io sfortunatamente ho conosciuto qualche mese fa grazie a Matteo, mi ha dato la possibilità di capire che il mondo del cinema non è solo fiction, non è solo un certo tipo di film, ma c'è uno spazio enorme nel quale i nostri artisti, i nostri registi e i nostri attori si ci mettono quotidianamente per dare messaggi, per esprimere un proprio stato d'animo. E uno di questi settori è il film dell'horror. Dicevo a Ivan, io non lo guardo, non sono molto attratto, però ho scoperto che intorno a me ci sono tantissime persone che invece sono attratte da questo mondo, da questo mondo. E quindi abbiamo insieme cercato di fare in modo di utilizzare questo spazio. Questo è uno spazio della Regione Veneto che dà la possibilità alle Film Commission provinciali di utilizzare, come dicevo, questo spazio per fare in modo che un regista come Ivan Zuccon, che abita nel nostro territorio della provincia di Rovigo, ma che è già conosciuto all'estero in maniera molto, molto qualificata, molto forte, prima che ringrazio Roberto D'Onofrio, che è un giornalista che è venuto oggi ad intervistare, comunque a far conoscere proprio Ivan, mi faceva vedere un giornale, un settimanale, un mensile che esce in Francia. Ad Ivan hanno dedicato 5 pagine. Quindi insomma, se noi del nostro territorio non riusciamo a capire cosa abbiamo in casa e come, mi permetti Ivan, possiamo sfruttare il suo estro, le sue idee, la sua professionalità per far conoscere il nostro territorio, credo che non faremo come enti pubblici il nostro lavoro. Naturalmente risorse non ce ne sono moltissime, ma c'è il fatto di mettersi a disposizione, cercare di aiutarli a raggiungere e a realizzare i loro progetti, credo che sia una cosa molto, molto importante. Quindi vi dicevo, alla mia sinistra Roberto D'Onofrio, Ivan Zuccon e qui, io mi chiamo Angelo Zanellato, sono presidente della Film Commission. Il programma prevede che cosa? Prima facciamo vedere un 15 minuti di spezzoni tratti da due film, gli ultimi due film, Call of the Dark e Wrath of the Cross, e successivamente si aprirà un dibattito, una discussione nel merito. Quindi prima ci guardiamo un po' di film horror, un po' di brividi. Io ho detto cerca di contenerli, perché io ho visto un po' il suo terrore, cerca di contenere un pochettino. siamo in un ambiente un po'. Noi ci spostiamo dietro, adesso vediamo questi film, per capire se quello che vediamo è una cosa interessante, il giornalista è molto interessante, proviamo a immaginare il film, perché lui ha dovuto contenere grazie alla mia pressione. Perciò immaginiamo cosa sarà importante vedere dopo. Ci spostiamo di qua. Grazie davvero, sono molto emozionato e vedo tanti volti che conosco, che mi danno gioia a vedere che sono venuti qua. E volevo ringraziare, avete visto alcuni attori, molti attori americani, ma ci sono alcuni attori italiani in questi spezzoni, e due sono qui, sono Matteo Tosi e Michael Cigari. Un'altra persona speciale che è qui è Roberta Marrelli, che ha prodotto insieme a me entrambi i film. Persone meravigliose che condividono questa mia avventura. Oltre ad essere qui con me, Gerardo Di Filippo, che è lo sceneggiatore di Wrath of the Cross.
Adesso io mi rimetto nelle mani di Roberto D'Onofrio, che mi metterà nel tritacarne per voi. Speriamo di fare un dibattito perlomeno interessante. Io vorrei iniziare brevemente, visto che prima tu hai citato il discorso che non conosci molto questa cinematografia. La cinematografia horror, come che è scritta nella quella che viene definito il cinema di genere, è praticamente quello che ha fatto la storia del nostro cinema. E ancora oggi registi come Quentin Tarantino, anche Spielberg e un sacco di registi statunitensi o inglesi guardano al nostro cinema degli anni 70 e 80 come un punto di riferimento. E purtroppo in questi ultimi anni è stato un pochettino bistrattato in favore di altri tipi di produzioni. Io dico sempre, dipende dai gusti, anch'io condivido il vostro pensiero, però. E diciamo, un po' il sottotitolo di questa presentazione è Il ritorno dell'horror polesano. Il ritorno dell'horror polesano perché ne abbiamo avuto negli anni 80 e 90 un regista come Pupi Avati, che ad esempio ha ambientato molti dei suoi film sul territorio, tra cui alcuni classici come La casa della finestra che ridono, Zeder, tutti i furti tra i morti, e in cui il territorio aveva molta importanza. Nella casa della finestra che ridono direi che è quasi qualcosa come fosse un personaggio del film. Tra l'altro una circostanza abbastanza curiosa è il fatto che tu praticamente sei nato come regista con Pupi Avati, con cui lavori tuttora. Vuoi spiegarci un po' come è iniziato? Sì, è iniziata non so quanti anni fa, ma non diciamo quanti, sennò poi dico, ah, è vecchio. Adesso bisogna essere sempre giovani, cineasti giovani. Una quindicina d'anni fa, poco meno, non ricordo bene, alla fine degli anni 90. E il direttore della fotografia di Cesare Bastelli cercava un montaggio, uno studio di montaggio in zona, e casualmente è capitato dalle mie parti, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, mi ha introdotto alla figura di Avati. Successivamente ho chiesto di andare a fare l'assistente volontario in un suo film, che era La casa delle finestre che ridono. Da qui poi è partito, la Via degli Angeli, e da lì è poi partito tutta una collaborazione che dura fino ad oggi. Io sono chiaramente sono regista di film horror, ne ho realizzati 7 ad oggi, principalmente poi mi considero un montatore. Io sono montatore di Pupi Avati. Avati realizza una serie di documentari per la Rai, la Isat, TV 2000, io diciamo li monto tutti io, quindi una collaborazione molto stretta, molto proficua, un'amicizia, una grande amicizia, una grande ammirazione da parte mia, un grande maestro. Ho imparato tantissime cose da Avati. Una importantissima che mi ricordo, che tengo sempre a mente quando comincio a lavorare sul set, perché un giorno gli chiesi, ma che consiglio mi dai? E lui mi disse, te ne do uno solo. Quando sei sul set e stai per incominciare a girare, tu parti. Non importa, anche se non sai che cosa devi fare, se non hai ancora preso nessuna decisione, non importa. Tu prendi, parti e decidi dove mettere la macchina da presa e parti. Vedrai che tutti ti seguiranno. E da allora io ho incominciato questo metodo, il metodo Avati, chiamiamolo così, quello di andare, di presentarsi direttamente sul set, di non fare tanto lavoro di preparazione prima, di non fare storyboard, di non fare il regista all'americana, ma di fare il regista all'italiana, perché siamo italiani e cerchiamo di esserne anche fieri. E il metodo all'italiana è questo.
perché è pur vero che i film americani arrivano qui da noi, sono perfetti, però sono perfetti, ma a volte, non tutto, non mi piace generalizzare, ma sono un po' privi d'anima. E invece magari noi facciamo un cinema un po' più povero, ma un cinema molto più genuino, e si vede anche da questo, dall'approccio che uno ha sul set. Io lavoro moltissimo con gli attori, non decido mai niente prima, decido tutto sul set, decido tutto sul momento, non è improvvisazione, io so esattamente cosa voglio fare, ma non mi piace decidere troppo prima, mi piace decidere sul momento, cercare anche di approfittare di quelle che sono le intuizioni che arrivano sul momento, farsi ispirare dagli attori, farsi ispirare dal set, farsi ispirare dalla propria troupe, dai propri tecnici, dagli artisti che lavorano con te. Al fine il film è un lavoro di collettivo, non è un lavoro solitario, il regista non è uno da solo che lavora, è un lavoro d'équipe, e io tendo a utilizzare la mia équipe per ottenere il massimo da tutti quanti. Poi alla fine il film è di tutti, non è solo del regista. Lascio di nuovo la parola a Roberto, che tra l'altro lo presento velocemente, è un giornalista di un notevole spessore, soprattutto nell'ambito, nel panorama horror, corrispondente estero dell'Italia di Fangoria, della Grand Fantastique. Sono le principali testate mondiali che trattano il genere fantastico horror, quindi è praticamente una specie di guru, il guru italiano del genere giornalistico horror. Ti ringrazio per la presentazione. E comunque il territorio ha una forte valenza nei tuoi film. Infatti praticamente hai realizzato 7 film e sostanzialmente tutti quanti in Italia, e tutti quanti anche nelle stesse aree, c'è addirittura una zona Capesaro che praticamente è diventato una piccola tua cinecittà dove hai attrezzato tutto quanto. Però avresti potuto anche girarli, non dico all'estero, ma in altre località italiane, sono delle location bellissime anche in altre zone. E perché questo tuo legame col territorio dove sei nato? Il discorso sul territorio è un discorso molto interessante. Ho portato qui delle clip che in qualche modo facevano vedere anche un po' di panorami. Io principalmente sono un regista di interni, non tanto di esterni. Prediligo raccontare storie un po' claustrofobiche, del resto il genere horror porta a questo tipo di atmosfera, di concezione, però in realtà, per esempio girando Color from the Dark, mi sono reso conto di quanto i panorami, quanto gli spazi aperti, quanto le pianure, quanto i nostri campi di mais, quanto il nostro paesaggio fluviale sia importante per l'economia, era importante per l'economia della storia. Il discorso del territorio è, prima di tutto, è la mia terra. Io sono fiero di essere polesano, sono fiero di essere italiano, io voglio raccontare la mia terra. Mi sentirei a disagio, anche se a raccontare una storia americana. È chiaro che l'aspetto con ansia, nel senso che mi piacerebbe di ricevere un'offerta, andare a girare negli Stati Uniti, sarebbe sicuramente un'esperienza interessante, ma sarebbe più frustrante dal punto di vista drammaturgico, narrativo per me, perché io non ho la conoscenza, non ho le basi, non sarei in grado di raccontarla in modo sereno, dovrei studiare, approfondire. Va fatto lo stesso anche per i nostri territori, il territorio locale, chiaramente. C'è gente che nasce qui, ma di cui non sa assolutamente nulla, nasce in un posto e non lo conosce. Quindi Color from the Dark è un film girato nel 2007, che è una trasposizione di un racconto di Lovecraft, Il colore venuto dallo spazio, che è una storia americana traslata e trasportata nel nostro Polesine nel periodo storico del 43. Chiaramente per realizzare un film d'epoca ambientato in quel periodo della guerra mi sono dovuto documentare, è la mia terra, ma in ogni caso non sapevo tutto, ho avuto bisogno di informazioni. Quindi diciamo, la scelta del Polesine è dettata principalmente da questo, la necessità di raccontare se stessi, la propria terra, le proprie origini, perché mi viene più congeniale, mi viene più istintivo. Poi in Call of the Dark c'è questo potere, i campi di grano turco che sono vitali per la storia.
Sì, sì, si parlava ieri del territorio, si parlava dei colori, si parlava delle atmosfere, dell'atmosfera rarefatta, delle nebbie, di tutto. E in questo film, in Color from the Dark, questo discorso viene affrontato di petto, perché il discorso del colore, il discorso della natura, della nostra natura, viene totalmente avvolta in questo film. C'è una trasformazione della natura da rigogliosa, colorata, affascinante, dopo pian piano c'è questa trasformazione, questa decolorazione, questa corruzione dei colori, delle cose, della natura, delle persone, tutto si trasforma nel film, e in questo caso, in questo film, il territorio è centrale, basilare, perché appunto è una storia che racconta come la natura in qualche modo si rivolta contro l'uomo. In realtà non è la natura ma un'entità suprema, superiore all'uomo, ma alla fine lo fa attraverso la natura, attraverso quello che è il nostro territorio. Wrath of the Crows, l'ultimo film completato pochi mesi fa, è presentato a Los Angeles il 2 maggio, tra l'altro è stata una presentazione fantastica a Los Angeles, al Cine Space, un posto clou del cinema indipendente, proprio il centro del cinema indipendente americano è il Cine Space di Hollywood. È stata una presentazione fantastica, erano con me Matteo Tosi, Michael Segal, inseparabile, noi siamo il nocciolo duro. È stata una presentazione molto bella, erano presenti in studio, nella sala Lionsgate, che ha visto il film, con il quale c'è ancora attualmente una trattativa estenuante, e non so come andrà, però insomma combattiamo per far uscire il film negli Stati Uniti nel miglior modo possibile. Però ecco, il discorso del territorio in Wrath of the Crows è marginale, è funzionale alla storia, quindi è l'approccio totalmente diverso. Però si discuteva anche ieri, un produttore diceva, si gira un film anche dove sia conveniente farlo. Io ho base operativa qui e preferisco portare gli americani qua piuttosto che andare dagli americani. Per ora è più congeniale per me lavorare in questo modo. Nel futuro vedremo se le cose cambieranno, no? Certo che se la Polesian Film Commission ci sostiene, noi resteremo qui. In tutta la tua filmografia ci sono degli elementi costanti, quelle che sono un po' le tue ossessioni forse, c'è il discorso della morte, della religione, che è molto presente soprattutto in Ninfa e in Wrath of the Crows, il discorso religioso, il discorso della colpa, dell'espiazione, ce ne vuoi un po' parlare, un po' approfondirlo? Sì, è una cosa, lo dico spesso, perché è triste dirlo, ma è così. Il genere horror tende ad essere ghettizzato un po' perché si dice ah, vado a vedere un film horror, vado a vedere una cavolata. Non bisogna generalizzare, perché è chiaro, ci sono. Faccio sempre l'esempio della differenza tra un film, non so, di John Carpenter o di Wes Craven o di David Lynch, che ha comunque toccato il genere horror, seppur in modo visionario. E ci sono i film di Venerdì 13 o la saga di Saw, episodio 27. Quelli sono due film completamente diversi, sono due cinema completamente diversi. Con il genere horror si può assolutamente raccontare, toccare temi cruciali e importantissimi. Il tema della paura è un tema dominante in tutti i film horror, ma non solo. Il fatto è che il genere horror utilizza la paura sia per spaventare ma anche per sviscerare, per andare a toccare i nervi scoperti di tutti noi. Non a caso si fa paura andando a toccare quelli che sono i nostri punti deboli, no? La paura nasce da questo, ma la paura, dico spesso, ce l'abbiamo a tutti i livelli, la società stessa è fondata sulla paura, per cui quando si fa un film horror, non semplicemente volendo raccontare e spaventare per divertimento, ma volendo anche in qualche modo indagare, essere un po' più intimista, si fa, dal mio punto di vista, un cinema anche sociale, che tocca tematiche sociali. L'horror è forse il genere di film che più come metafora è stato dello specchio della nostra società. Sì, infatti vediamo la trasformazione, il genere ora muta così come muta la società,
va a un dato, per esempio adesso c'è un ritorno del cinema dei morti viventi, degli zombie, perché in qualche modo la società è del tema apocalittico, è tornato molto di moda, perché in qualche modo la nostra società sta vivendo un periodo in cui è un po' borderline, è un po', si vede un po', no? È una società un po' apocalittica, siamo tutti un po', ci sentiamo tutti un po', come dire, quasi come se il mondo stesse per finire, no? C'è un po' questo gioco, questo meccanismo per andare sull'orlo del precipizio. Sì, poi magari non è vero, non lo sanno, non lo possiamo sapere, però la stampa in qualche modo ci gioca su questo. Scoppia un'epidemia di virus in un paese sconosciuto dell'Africa e improvvisamente titoloni, virus, rischiamo di essere la specie umana, rischio lo sterminio, la fine del mondo. In realtà, insomma, non è così, noi non lo possiamo sapere. Però ecco, il tipo di società che si sta incentrando tutto, la nostra società, la nostra cultura, su questi meccanismi perversi della paura. Il nostro cinema horror tende a sguazzarci dentro, no? E quindi questo tipo di cinema un po' catastrofico è tornato di moda. E, il discorso della religione, della colpa. Il discorso religioso è molto forte nei miei film, soprattutto a partire da quasi sempre. Tendo sempre a inserire elementi religiosi, un po' perché gli elementi religiosi e soprattutto l'iconografia religiosa fa paura per definizione, quindi perché è legata al mistero, no? È legata al mistero della fede, che poi è collegato al mistero della morte, quindi queste sono tematiche cruciali per il film di genere horror, perché appunto l'horror ha a che fare in modo diretto con la morte, con la paura della morte. La paura della morte ha a che fare in modo diretto con la religione, cioè col fatto di credere o non credere in Dio, e quindi con il domandarsi cosa c'è dopo la morte. Il bello del genere horror è che ti dà la possibilità di dare delle risposte. Chiaramente le nostre risposte sono delle supposizioni, ma è il bello questo. Non solo in Wrath of the Crows, il bello di Wrath of the Crows è che il concetto di morte viene addirittura annullato perpetuato ad infinitum, no? E quindi quasi che la morte venisse annullata, oppure che la morte non è la fine ma è un inizio, un nuovo inizio che purtroppo per i protagonisti del nostro film è un inizio peggiore di quello di come stavo. Visto che sono in pochi ad avere visto il film, diamo un accenno su quella che è la storia di Wrath of the Crows. Sì, chiedere la trama al regista è sempre difficile, nel senso che in realtà gli elementi che poi piacciono, che colpiscono il regista, non sono mai quelli che sintetizzano la storia in modo, diciamo, classico. Però è un film, è un prison movie, un film ambientato in una prigione però molto particolare. Dopo pochi minuti di film cominciamo a capire che non si tratta di una prigione tradizionale, ma di una prigione che a un certo punto si eleva ad un livello soprannaturale, e il film da un certo punto in poi sfiora leggermente il fantasy. Io poi non sono un amante del fantasy, però alla fine questo genere si tocca, no? Horror e fantasy spesso, volentieri, viaggiano di pari passo. E racconta la storia di diversi prigionieri, tutti sono lì per un motivo, tutti hanno commesso fatti terribili, quasi tutti sono condannati a morte. Esistono tre gradazioni di pena, che sono il perdono, che poi si verrà a scoprire che è la pena peggiore, poi c'è la pena di morte, poi scopriremo che la morte però non esiste, e poi c'è l'altra pena, forse quella più temuta da tutti, che è l'ergastolo, cioè quella di vivere in quel posto terrificante non per tutta la vita ma per l'eternità. È una sorta di dannazione. Qui non si tratta di una prigione vera e propria, ma è una specie di purgatorio dove queste persone sono lì per espiare le loro colpe. Improvvisamente però all'interno di questa prigione fa la comparsa un personaggio sui generis che sembra essere un prigioniero come un altro, che è principessa. Tutti la battezzano principessa, la prendono in giro, la chiamano principessa, perché arriva tutta profumata, bellissima, stupenda, tutti maschietti
se ne innamorano, tutte le prigioniere donne la detestano, lei veste solo di una pelliccia di piume di corvo, ma dopo pochi giorni di convivenza con loro tutti i prigionieri capiscono che questa donna ha qualcosa da nascondere e non solo, è anche dotata di qualche sorta di forze, di potere o comunque del potere di modellare le menti degli altri prigionieri, di fargli fare un po' quello che vuole lei. Basta, gli devo svelato perché gli elementi sono tanti e ci sono finali, ci sono due finali, entrambi a sorpresa. Dagli ultimi tre film, da Ninfa, poi Call from the Dark, poi dopo quest'ultimo Anatomy of the Cross, tu hai fatto una politica molto coraggiosa, cioè quella di chiamare direttamente degli attori, tra l'altro molto conosciuti nel genere horror, stranieri, principalmente americani, o nel caso di Verosciano, canadese, comunque d'oltreoceano. E ha cominciato a girare in inglese direttamente, questo sicuramente anche per vendere meglio il film, ma penso anche per altri motivi. Come è iniziata questa tua decisione? È stata una scelta obbligata. Inizialmente i primi tre film, quattro film, L'Altrove, diciamo dal 2000 in poi, due D'Altrove, L'Altrove 2, La Casa Sfuggita e Bad Brains, sono stati girati in lingua italiana con attori italiani. Purtroppo la scelta non ha pagato. Io mi sono reso conto nel 2005 con l'uscita di Bad Brains, tra l'altro acquisito da Mikado, Cecchigori, quindi ha avuto una grandissima distribuzione sul territorio italiano, però mi sono reso conto che investire esclusivamente sul territorio italiano come mercato non pagava, perché in realtà poi il mercato internazionale, il film va venduto non solo in Italia, che è un mercato minore dal punto di vista cinematografico, ma va venduto prima di tutto negli Stati Uniti, in Giappone, in Germania. Prima devi vendere in questi paesi qua e tutti questi, poi l'Inghilterra, questi vogliono che il film, necessitano che il film sia in lingua inglese. Se il film è in lingua italiana ti dico, ma è in italiano, ma il film i sottotitoli non li vuole nessuno, il doppiaggio men che meno, il doppiaggio esiste quasi esclusivamente in Italia, in Spagna, poi adesso non è penoso il doppiaggio, esatto, gli Stati Uniti odiano il doppiaggio, per cui la necessità di girare in lingua inglese è stata una necessità proprio anche di ordine così commerciale, insomma, molto semplicemente per vendere meglio il film è opportuno girare in inglese. La scelta degli attori, poi da quel punto allora mi sono domandato chi chiamare, a chi rivolgermi. Io già conoscevo con Tiffany Shepard, è nata una cosa abbastanza fortuita a Cannes. Io già conoscevo Tiffany Shepard, protagonista di Wrath of the Claws e di Ninfa, un mio film del 2006, è un'attrice americana molto nota, è una screen queen, una volta le screen queen erano quella che ha fatto Halloween, Jamie Lee Curtis, per intenderci, le regine dell'urlo, le attrici famose nei film horror, si chiamavano screen queen perché dovevano urlare quando venivano ammazzate, no, per intenderci. Esistono ancora, sono una categoria molto molto importante nel cinema horror americano, e le screen queen per eccellenza in America al giorno d'oggi sono Tiffany Shepard e Debbie O'Shaughnessy. Conoscevo Tiffany Shepard perché lei nel 2000 aveva una casa di produzione, una casa di distribuzione, e casualmente aveva visto un mio cortometraggio, L'Altrove, del 98, e mi chiese, avendolo visto, dice: è fantastico, sembra Clive Barker, sembra Air Riser. Lo voglio vendere a Cannes, insomma, riuscì a realizzare, mi aiutò a realizzare il film, a farlo gonfiare a lungometraggio, andammo a Cannes, vendemmo il film e da lì era cominciata la nostra collaborazione. Poi lei ha smesso di fare produzione e distribuzione concentrandosi intelligentemente, secondo me, solo alla sua carriera di attrice, e ci siamo un po' persi di vista, siamo sempre rimasti in contatto, ma solo per saluti, per sentire come va e via dicendo. Quando è arrivato il momento di chiamare attori americani, ovviamente il primo nome che mi è venuto in mente è stato il suo,
chiamo Tiffany nel mio film, appena l'ho chiamata lei si è precipitata di corsa, mi ha detto e mi dice ancora che lei viene a girare per me anche senza leggere la sceneggiatura, perché si fida così tanto, ha talmente rispetto del mio lavoro che non ha bisogno di leggere la sceneggiatura, sa già che sarà un buon lavoro. Queste sono soddisfazioni personali. Ma tra l'altro la cosa curiosa, cioè io ammetto che fino a prima di Ninfa, nonostante sei un regista italiano e nonostante io mi occupi da quasi 30 anni di, prevalentemente di cinema horror, fantasy o di fantascienza, che non ti conoscevo. E io ho conosciuto Ivan grazie a Tiffany, perché conoscevo Tiffany e un giorno lei mi dice: guarda che venga a girare un film in Italia. Che film è? Con chi? No? Ma tra con Ivan Zuccon, non lo conosco. È stata lei che mi ha messo in contatto con Ivan e poi da lì è nata anche la nostra amicizia. Sì, ma è così, insomma, ecco, gli americani dicono agli italiani che c'è un regista italiano. questo controsenso succede ancora, ecco, non è finito, ecco, siamo un paese di natura esterofilo, guardiamo sempre quello che fanno gli altri, non guardiamo mai quello che facciamo in casa. E poi arrivano gli americani qua, ci rubano le idee, le trasformano in film milionari, vedi Tarantino che saccheggia il nostro cinema. E con i milioni di Hollywood fa anche film bellissimi, niente da dire, ma le idee di Tarantino le abbiamo inventate noi italiani, queste, e nessuno ne prende atto, questo fa impressione. E così come è stato fatto, così come saccheggiano il cinema degli anni 70 e 80, probabilmente tra 10 anni saccheggeranno il cinema italiano povero, perché fatto con pochi mezzi, ma non povero di idee, povero di soldi, ma non povero di idee. Speriamo che non accada come troppo spesso succede, di vedere riconosciuti i tuoi meriti postumi, no? Sì, è un classico. Fulci e Bava sono adesso osannati da tutti, ma quando erano in vita li costringevano a girare film con due spiccioli, insomma, erano quindi bistrattati da tutti, adesso sono dei mostri sacri, lo erano anche prima, no? Bisogna riconoscere, non dico il talento, quello, però almeno le attitudini, le capacità, quando gli artisti sono vivi, insomma, sarebbe opportuno, insomma, però ci si prova. Poi un'altra attrice americana con la quale ho collaborato è Debbie Rochon, che è l'altra Scream Queen, forse ancora di più, lei è proprio un'icona massima del genere horror americano, ed è oltre ad essere una Scream Queen, oltre ad essere una vera star americana, è anche un'attrice straordinaria, lo è anche Tiffany Shepard, ma Debbie Rochon è proprio un mostro di bravura, è una persona straordinaria che ha avuto una vita difficilissima, ha vissuto orfana, ha vissuto sotto i ponti, è stata aggredita, coltellata, ha fatto una vita veramente borderline, e la recitazione gli ha salvato la vita. Il genere horror gli ha salvato la vita, pensate, è una storia incredibile da film, sarebbe da fare un film sulla sua vita. Moltissimi altri attori americani, però insomma, diciamo, questi sono le punte di diamante, ecco, del mio cinema. Parliamo di attrici che hanno nel loro curriculum qualcosa come oltre 150-200 film. Ecco. Volevo ancora dire un'ultima cosa. Tu sei stato un precursore in tempi non sospetti del casting via web, cioè, e hai trovato spesso, anzi quasi sempre, degli attori ottimi. Sì, beh, ma non so, diciamo, io sono un precursore del digitale, adesso digitale ovunque, ma alla fine degli anni 90
non era così all'inizio degli anni 2000, anche il cinema digitale. Io ho iniziato a girare, ho sempre girato in digitale, ho iniziato il mio primo film, l'ho girato direttamente in digitale, e quando tutti dicevano ma che cavolo fai, il film si fa in pellicola. Adesso se tu vai a girare una pellicola tutti dicono ma che cavolo fai, il film si gira in digitale. Ecco, è pazzesco, però spero, ecco, che siccome dicono tutti che i precursori sono quelli che hanno le frecce nel sedere, no? come succedeva per i precursori che andavano per Emmett Scanlan, un altro attore che ho scoperto con questo metodo, e adesso ha fatto Hollyoaks a Londra, che è una serie TV famosissima, ha vinto un sacco di premi, candidato agli Emmy, e adesso ha fatto un film che è stato preso dalla Canal Plus. Quindi mi piace, dà soddisfazione scoprire dei talenti che poi hanno una loro carriera, è bello, insomma, fa capire anche che, appunto, come dicevo prima, il cinema non è un'arte solitaria, è un'arte collettiva, e l'attore poi è uno strumento fondamentale, determinante, no? Ci sono quei registi che tendono a schiacciare gli attori, a imporsi, invece il bello è il reciproco scambio, il dare e avere, non è un chiedere soltanto. Quindi io ho questo amore nei confronti degli attori, viscerale, mi innamoro dei miei attori, faccio tantissime prove sul set proprio per questo, perché mi piace restare lì con loro e trasformare la scena. Poi magari la scena diventa diversa da come la scrive in sceneggiatura, ma questo è bello. L'arte del cinema è un'arte in trasformazione, si trasforma sempre, il film non è mai finito. Quando è finito il film ha subito una trasformazione totale, no? Tra l'altro, il Geralt de Cross è tornato dopo un anno sul set per rigirare il finale. Esatto. Esatto. Sì, è stata una scelta un po' audace, io poi del resto sono un po' folle, bisogna essere un po' folle per fare questo mestiere qua. Finito il film, finito il montaggio del film, mi sono reso conto che il finale non soddisfaceva quelli che erano i miei criteri, e ho deciso di tornare e fare una settimana aggiuntiva di riprese con il relativo innalzamento dei costi del budget del film, insomma. Però insomma è così. Io non riesco a... devo essere soddisfatto del mio lavoro. Se non sono soddisfatto del mio lavoro, io il film neanche lo faccio uscire, anche se mi è costato sangue, fatica, soldi, però io... deve essere come... deve soddisfarmi. Il primo spettatore del mio film sono io. Dobbiamo chiudere perché fra poco arriverà una delegazione, quindi abbiamo anche un momento conviviale nostro, uno spuntino, quindi vale la pena viverlo tranquillamente. Io spero con tutta l'umiltà di poter dire che la Police Film Commission ha prestato attenzione ad un regista che poi è diventato un grandissimo regista riconosciuto da tutti, ed è grande, lo è già. Ma l'importante è che siano altri che si convincono che la qualità, e soprattutto in Italia, maggiore attenzione ai nostri ragazzi, perché insomma è un ragazzo giovane che già però ha un curriculum molto interessante rispetto ai film che ha prodotto, riconosciuto all'estero, e speriamo prossimamente, la prossima volta, invece di presentare a Los Angeles il tuo film, probabilmente presentarlo a Venezia, con la speranza poi di ottenere il giusto riconoscimento. Io ringrazio tutti voi, ringrazio anche Marco Di Nocchio, che ha detto questo incontro, Ivan Zuccon, e facciamo una foto, visto che ci sono anche degli attori, lo sceneggiatore, ecco, facciamo una foto, perché insomma cerchiamo di far conoscere anche alla nostra stampa che cosa riusciamo a produrre anche in Polesine. Venite anche qua, sono parati.
Dai che ci spostiamo, ok?